E adesso Vale, diamo la linea all'amico Lorenzo Valeriani perché continua il suo approfondimento con il coro Emozioni Antiche di Casalbordino e Torino di Sangro. Stessa fascia, cuore
Allora, con la signora Mirella Farina, in questo attimo di pausa, presentatrice, contabile del coro nato nel 2000. Sono ben 24 anni, Di attività. e tanti ricordi, Sì. immagino. Allora, il coro è nato nel 2000 sotto la direzione della professoressa Loredana Micia. Eravamo soltanto coristi di Casalbordino del centro Giuseppe Ruzzi. Poi, nel 2009, si è formata una grande formazione corale. Abbiamo cambiato anche il nome, Emozioni Antiche, e abbiamo unito le due formazioni corali dei due centri diurni della terza età, i centri ricreativi, e si è formata questa grande formazione corale che comprende circa una quarantina di elementi che vanno dai 65 agli 85 anni. Quindi, come ben capite, non è un coro molto giovane, quindi noi facciamo del nostro meglio per portare avanti sia le nostre tradizioni a livello locale e anche di ricerca per far in modo che le nuove generazioni possano usufruire di questo patrimonio di canzoni che la nostra professoressa ci insegna con tanta passione. Però, signora Mirella, l'età ok, benissimo, over 65, ma c'è soprattutto la possibilità di partecipare con passione anche alle prove, non solo agli eventi. C'è più tempo libero per Sì. voi, lo possiamo dire? Sì, è vero che abbiamo più tempo libero, quindi tutti i giovedì alle 9 la sera ci ritroviamo presso il nostro centro ricreativo della terza età che il comune ci mette a disposizione e tutte le sere, il giovedì, facciamo le prove e a volte anche la maestra ci deve richiamare perché siamo un pochettino indisciplinati, però facciamo del nostro meglio per cercare di migliorare quelle che sono le nostre capacità vocali, perché a volte anche con l'età la voce scarseggia e l'umidità a volte un po' La va, differenza. fa la differenza. Certo non siamo voci nuove, no, voci giovani, però facciamo del nostro meglio per cercare di quando andiamo a fare qualche rassegna, qualche manifestazione, di fare del nostro meglio, sperando di riuscirci. Posso chiedere se c'è un ricordo particolare, non solo suo, ma del gruppo intero, in tante manifestazioni che avete vissuto, se ricorda un episodio anche particolare che ci fa un po' sorridere? Sì, allora abbiamo fatto tante manifestazioni, siamo stati in Ungheria, siamo stati in Spagna, siamo stati in Croazia, ma quello che adesso lo faccio ridere. E quando siamo stati al Fenaruole a Lanciano, praticamente quando abbiamo finito c'è stato uno scambio di giacche tra alcuni coristi e ci si erano messe le giacche degli altri, quindi abbiamo dovuto. Delle difficoltà di indossarle. Sì, no, no, era di un politico che adesso non stiamo a nominare, Va bene. e quindi abbiamo dovuto correre di nuovo a riportare sta giacca perché lui non poteva portare la macchina per tornare a casa. Bella aneddoto, bel Sì. ricordo da parte di Mirella Farina, che ringrazio. Complimenti ancora per il ruolo che svolge all'interno del coro, presentatrice, ma soprattutto contabile qui a Casalbordino trattino Torino di Sangro. Noi torniamo sul palco con Maurizio Miglione, Mario Giacchetta alle riprese, e poi ancora qui per raccontare la storia di questo straordinario coro. A dopo. Amore, me fantasi bene.
quarte feste tarde dal dolore. Le gambe stasere nate a mezzanotte, anche luce a punte di stelle, perché il amore me me bacia sa bocca piena rose, domani gioia ne te faccio spose, ecco le soppuccione profumate, le grandi straserenate a mezzanotte. Allora, ancora 5 minuti di pausa e noi ne approfittiamo per conoscere Angelo Pagano, che abbiamo visto già durante l'esibizione del coro a San Salvo, però lui dà una mano anche a Emozioni Antiche, Casalbordino e Torino di Sangro. Complimenti, ti vediamo con un altro strumento, lo possiamo dire, polistrumentista in tutto, sì, e per allora, tutto. Sì, allora in generale sono percussionista, sono le percussioni da 14 anni, infatti qui in auditorium feci anche il primo concerto. Sì, del bei ricordi, insomma. Sì, nel 2009 feci il mio primo concerto e sono insomma le percussioni da 14 anni, poi anche sono violoncellista da 2 anni. Perché appunto volevo conoscere un po' la branca degli strumenti ad arco, mi ero diciamo incuriosito su questa branca, e poi sono anche bassista da 5 anni, perché diciamo uno strumento che fa la ritmica insieme alle percussioni, e quindi diciamo volevo completarmi dal punto di vista armonico, ritmico, insomma. Insomma, diciamo che sono tutti strumenti che dirigono, no? Perché sì, come hai detto tu, portano il tempo e non si può sbagliare. Ti chiedo, visto la giovane età, è una passione solo ed esclusivamente tua, oppure in famiglia ci sono altre figure che ti hanno invogliato e stimolato a cominciare a suonare? Allora, in famiglia solo io ho preso questa direzione verso la musica, anzi mio bisnonno, che ha vissuto 2 guerre mondiali, suonava la dubot, noi la chiamiamo la dubot, però si chiama organetto diatonico, cioè sarebbe una fisarmonica più piccola, però in realtà solo io ho preso questa branca della musica, e sì, una passione che vorrei portare avanti, spero diventi il mio futuro lavoro, insomma. Ovviamente conservatorio 360 gradi, incentrato sulla musica. Il tutto, non solo la tua vita, ma credo anche, no, quello, la vita di chi ti è vicino, non solo la fidanzata piuttosto che la famiglia, devono un attimino combattere, passami il termine, con questa tua nuova passione. Sì, perché poi non andrò a pescare al conservatorio, ma andrò al conservatorio di Fermo, il posto è più grande, c'è più gente, più amicizie e chiaramente più esperienze. Prossimo passo, non solo con il coro ovviamente, ma se c'è un sogno nel cassetto, vista la giovane età, che vuoi realizzare?
Sì, allora, siccome vorrei laurearmi in percussioni classiche, conservatorio di Fermo, vorrei andare nella Filarmonica di Vienna. Mamma mia. Sognerei di straordinario. Sognerei di andare lì. Per farci compagnia nelle giornate di Capodanno, quando di solito insomma parte il concerto che in Mondovisione fa numeri spaventosi, straordinari. Sì, ma anche a Pasqua, nelle festività importanti, quando mi chiamano, insomma, è un bel posto, quella è la migliore orchestra del mondo, quindi spero di andare lì, sogno assolutamente di andare lì. Insomma, sogni. Ci vuole un bel cassetto, bello grande, per realizzarlo, però con l'impegno, e poi hai il vantaggio di essere giovane, quindi tempo davanti diverso rispetto sicuramente al nostro. Grazie Angelo Pagano per averci fatto compagnia in privato, ma adesso torniamo sul palco perché continueremo ad ascoltare le sue note, non la sua voce ovviamente, sul palco qui di Casalbordino. A dopo. Acuzar